ambasciata del Giappone, vi do il benvenuto al webinar Il Giappone e l'arte dell'animazione. Come molti di voi che seguono le nostre attività sanno, l'ambasciata del Giappone da anni collabora con il Lucca Comics and Games e anche quest'anno ci tenevamo ad essere presenti in questa edizione rivista Lucca Changes, ora integralmente digitale. E abbiamo deciso di presentare un tema familiare a tutti noi, da chi è cresciuto con gli anime giapponesi negli anni Ottanta, come la sottoscritta, a chi è un vero e proprio appassionato e ne ha fatto magari un motivo di studio, di lavoro, un oggetto di studio, di lavoro. E oggi però abbiamo il privilegio di accedere a questo mondo che costituisce una vera e propria arte, una vera e propria eccellenza del Giappone, grazie alla prospettiva, allo sguardo di due ospiti d'eccezione, la professoressa Maria Roberta Novielli dell'Università Ca' Foscari di Venezia e il maestro Koji Yamamura, anch'egli un accademico in quanto docente della Tokyo Geijutsu Daigaku dell'Università delle Arti di Tokyo, ma anche e soprattutto animatore, autore e regista d'animazione. E vi spiego un po' come si svolgerà questo webinar, questo evento. Dopo i rispettivi interventi dei due relatori, ci sarà uno spazio dedicato a uno scambio di opinioni tra i due, una sorta di intervista, e poi a seguire il momento dedicato alle vostre domande. Per quanto riguarda le domande, ma chi è pratico del web probabilmente già sa dove dovrà inserirle, ma c'è, se vedete, un'icona in alto a destra con un punto interrogativo e cliccando quell'icona avete la possibilità di inserire le vostre domande. E solo una raccomandazione, per agevolare poi la lettura e il coordinamento delle domande da parte vostra, vi chiederei di scrivere nell'incipit della domanda se è un quesito destinato al professoressa Novielli o al maestro Yamamura. E i quesiti appariranno in forma anonima e saremo soltanto noi organizzatori a poterli leggere per poi coordinarli e selezionare delle domande che non si sovrappongano a dei contenuti già esposti e cercando di rispettare anche l'ordine di precedenza, diciamo, considerando il tempo a nostra disposizione, selezioneremo solo alcune domande. Per quanto riguarda le domande, potete iniziare a postarle da quando iniziano gli interventi, non appena avete delle curiosità e dei quesiti specifici, fino a, diciamo, 5-10 minuti dall'inizio dello scambio tra i due relatori, questo per darci il tempo di riorganizzarle. E poi abbiamo una richiesta, se possibile. Per noi è molto importante avere da voi suggerimenti, sapere quali sono i vostri interessi, le vostre esigenze. Quindi vi pregheremmo se possibile, di compilare un questionario online. Ecco, proprio in questo momento stiamo postando l'URL del questionario e richiederà pochissimi minuti, però per noi è importante perché è importante sapere la vostra opinione e rifletterla nei prossimi eventi per migliorarli. Qui chiudiamo l'angolo delle raccomandazioni logistico-organizzative. E salutiamo e diamo il benvenuto ad entrambi i nostri ospiti, la professoressa Maria Roberta Novielli che ci segue, che è collegata da Venezia. Buongiorno professoressa. Buongiorno Buongiorno a tutti. Konnichiwa. a lei. E il maestro Koji Yamamura che è collegato dal Giappone. Tokyo から繋げています。今日はよろしくお願いします。Sono in collegamento da Tokyo, buonasera a tutti. E buonasera a lei, konbanwa, è il caso di dire, visto che è collegato dal Giappone, considerato il fuso orario. E lascio dunque la parola alla professoressa Maria Roberta Novielli per il primo intervento, che come accennato è docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, è una grande esperta di cinema,
e animazione giapponese e al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema. È curatrice del sito Asia Media e organizza e dirige il Ca' Foscari Short Film Festival e collabora con i più grandi festival di cinema internazionale. Lascio a lei la parola per il suo intervento, prego. Grazie mille. Scusate se mi sono portata un supporto logistico molto importante, cioè un PDF, perché naturalmente spesso si familiarizza di più con nomi appunto scritti che non ho, ascoltandovi semplicemente. Dunque, io sono in realtà parte attiva di questo mondo dell'animazione di cui parlerò oggi, cioè quella che parte negli anni Ottanta. Sono parte attiva perché quando comincia il cosiddetto anime boom a partire dal 1978, io, come del resto del regista Yamamura, avevamo 14 anni, quindi eravamo di fatto i maggiori fruitori di alcuni prodotti. Vorrei sottolineare, e so che è inutile con il pubblico di Luca Comics, perché tutti amano l'animazione giapponese, che c'è stato un percorso in realtà molto più lungo per arrivare alle serie degli anni Ottanta. Molti precedenti illustri sono quelli presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Non solo il famosissimo Leggenda del Serpente Bianco, Hakujaden, che era stato premiato tra l'altro proprio al Festival Veneziano, ma addirittura animazioni molto sperimentali, molto particolari, come quelli di Kuriyoji, per esempio Amore, che è stato premiato a sua volta, erano già state in qualche modo assaggiate, no, dal pubblico italiano. Poi l'arrivo di prime serie più destinate a un pubblico infantile come Barba Papà, Kill the Kingo, ma è soprattutto nel 1978 che avviene questa grandissima esplosione di animazioni, non solo in Italia, in tutto il mondo, ma devo dire, come sappiamo, che il nostro paese è stato particolarmente recettivo verso queste serie. E appunto io che avevo 14 anni ho assistito in prima persona a questa nuova ondata giunta dal Giappone, devo dire che seppure Heidi ha avuto subito un immediato successo tra le serie più popolari, ma ancora ammiccava un pubblico infantile, con quello che noi chiamavamo semplicemente Goldrake, cioè appuntata da Su for a Bob, c'è stato un vero e proprio shock positivo dal punto di vista culturale. Questo soprattutto perché era indirizzato trasversalmente a ragazzi e ragazze ed era quindi una prima volta dopo tutta la nostra lunga, come dire, il nostro training disneyano, era la prima volta che ci sentivamo uniti nella goliardia, nell'essere fan di questa serie. Poi naturalmente, come tutti sanno, c'è stata un'accelerazione incredibile perché tra la Rai, Fininvest e moltissime emittenti private hanno ospitato serie e serie intere giunte dal Giappone con una particolarità. Il tempo di produzione giapponese e quello di distribuzione in Italia si è accorciato sempre più. E mentre inizialmente, per esempio, Heidi è stato prodotto 2 anni prima della sua distribuzione in Italia, gradualmente si è arrivato quasi a un sincrono e questo è un dato molto interessante. Poi si attivano all'istante anche tutti i mercati connessi a tutto questo, per esempio, come tutti sappiamo, il merchandising che diventa subito uno dei ruoli importantissimi del mondo anime. E non solo in Italia, appunto. Pensate che, ad esempio, molta pirateria nell'estremo oriente intorno ad animazioni e manga giapponesi sono state in gran parte tollerate dalle produzioni giapponesi proprio perché di fatto servivano anche per vendere del merchandising. Quindi è stata davvero un'esplosione, come dire, globale. Naturalmente, grazie alle animazioni, è cominciata anche la fortuna delle traduzioni e pubblicazioni di manga originali giapponesi anche da noi. È inutile dirlo, il mercato più di successo di tutti, che è stato quello di produzioni di canzoni in Italia che avrebbero poi fatto da sigle per le serie animate giapponesi. A volte ricalcavano le musiche originali, a volte invece erano del tutto originali, le cosiddette anison, musiche per animazioni, e portano poi alla ribalta dei nomi diventati famosissimi. A partire dal gruppo Actarus, che appunto firma la colonna sonora per Goldrake, fino alla regina indiscussa delle scene della canzone per animazione, che poi è diventata Cristina D'Avena. Dunque, io però volevo spostarmi dall'Italia un po' al Giappone. Perché? Perché di fatto noi abbiamo subito in senso positivo, una grandissima influenza da queste serie animate,
hanno cambiato molti parametri anche culturali della nostra vita, proprio a partire da chi allora aveva 12-14 anni e che poi in realtà ci è nato attraverso anche queste serie. Però è anche vero il contrario, e cioè che c'è stata un'osmosi anche di ritorno. Quando in Giappone si producevano queste serie, quindi alla fine degli anni 70, in particolare mi riferisco a queste nuove tipologie di serie animate, di fatto anche il Giappone aveva in qualche modo ingranato nuovi percorsi culturali che risentivano molto dell'influenza di noi occidentali. Come potete vedere in questa slide, per esempio, nel 1983, per cui siamo sempre più o meno negli stessi anni, viene inaugurato a Tokyo il Tokyo Disneyland. Questo diventa un tempio molto particolare, con una valenza molto particolare, perché è vero che è un prodotto occidentale, perché ricalca i Disneyland, naturalmente statunitensi, ma comprende anche delle note assolutamente autoctone, molto giapponesi, cioè il modo in cui vengono espresse queste forme iconiche, di fatto sono anche filtrate da una cultura che è prettamente giapponese. E quindi è come dire, c'è già una mistura in atto, c'è già un'osmosi, come dicevo, tra le varie culture, che poi diventa la carta vincente del successo delle serie animate stesse, perché la facile fruibilità da parte nostra di tutto questo è legata anche al fatto che contengano linguaggi di vario tipo. Naturalmente molte nuove serie, molte nuove tipologie di serie nasceranno grazie a questa osmosi. Volevo sottolineare, l'ho detto all'inizio, che per tutti quelli nati a metà degli anni 60, come appunto me, il regista Yamamura Koji, si tratta di una nuova, come dire, una generazione che percepisce la cultura intorno a sé, anche la società, in un modo diverso da quello dei precedenti definiti baby boomer, che erano nati nel dopoguerra. La nostra generazione amava di più le tinte forti, molto forti, non necessariamente di violenza e sesso, ma comunque molto, come dire, caratterizzate da momenti di shock, no, nelle relazioni. E questo si sentirà moltissimo in tutta la cultura che segue. Negli stessi anni, infatti, c'è anche un fattore dal punto di vista del mercato estremamente interessante, che è quello della nascita dei cosiddetti OVA, cioè gli Original Video Animation, o Original Animation Video, o come si voglia chiamare. Cioè, in pratica, pensate a una fruizione privata di animazioni, e non solo, anche di molti altri prodotti, che quindi riescono in qualche modo a catalizzare l'attenzione di un numero ancora maggiore di persone. Immaginate delle famose VHS dell'epoca, che sono acquistabili, fruibili nel privato di una casa, e naturalmente è possibile vederle più e più volte, quindi accrescendo anche il senso di passione e fan art intorno a tutto questo. Naturalmente il primo titolo, molti lo sanno già, è stato Dallos di Oshimamoru, che poi diventerà uno dei registi di punta della scena animata giapponese. Un altro fattore importantissimo è che in Giappone in particolare tutto questo mercato viene sostenuto anche dal moltiplicarsi di una serie di riviste che poi diventano iconiche sull'argomento. Basterà tra tutte quante citare per esempio Anime Age, dove scrive lo stesso Miyazaki Hayao e dove pubblica il suo Nausicaa. Questo aiuta a far conoscere anche un mercato altro intorno all'animazione stessa, come si può immaginare. In questi anni, ad esempio, moltissime serie televisive e non solo, anche cinematografiche, come vedremo, sono ispirate del resto anche a letteratura per l'infanzia o letteratura in generale, che a loro volta ricalcano le culture occidentali e orientali allo stesso tempo. Ci sono moltissime serie che naturalmente noi sentiamo come nostre, perché per esempio il Calimero appartiene al nostro Carosello, ma di fatto, oppure la stessa Heidi, che sappiamo in realtà si ispira a un romanzo occidentale. Ma di fatto è un altro segno, un altro simbolo di come le due culture si siano ormai del tutto compenetrate tra di loro. E qui ci sono alcuni altri esempi di serie famose come i classici della letteratura giapponese e così via. Anche il grande schermo con l'animazione riprende moltissima letteratura. Per esempio alcuni dei titoli più di successo, come Io sono un gatto, che è adattato da un romanzo di Natsume Soseki, il famosissimo Storia di Genji, uno dei capolavori della letteratura classica giapponese portata su schermo da Sugiki Saburo, e così via. Lo stesso Takahata, per esempio, girerà un adattamento da Gosho il Virginista, eccetera, e via dicendo. Però questo di una cultura che cambia, che assorbe elementi differenti occidentali e orientali e che li ripropone in una nuova forma, una sorta di glocalizzazione ante litera, in realtà non riguarda solo l'animazione, come possiamo immaginare, riguarda moltissime forme d'arte
che poi si compenetrano tra loro e contribuiscono anche a mutarsi vicendevolmente. Una delle più importanti, per esempio, è il mondo rappresentata dal mondo delle illustrazioni. Negli anni 80 ha un gran successo, per esempio, tutta la serie di pin-up rappresentati dall'autore Sonoyama Hajime, che cominciano già a proporre il concetto di ginoide, che ormai conosciamo molto bene. Chiunque ami di noi il mondo, per esempio, del Ghost in the Shell, in particolare il secondo episodio, Innocence, sa quanto debito ci sia a questo tipo di raffigurazione femminile, appunto della ginoide, rispetto all'arte nata negli anni Ottanta. Un'altra arte che si afferma negli anni Ottanta è quella che poi sarebbe stata in seguito definita arte otaku. Dico in seguito perché tutti sappiamo che il termine otaku è legato a un triste incidente di cronaca nera che è del 1989. Comunque, per esempio, uno degli artisti ancora oggi più in voga, Baumé, muove i primi passi proprio negli anni Ottanta per queste sue particolarissime forme di scultura, di cui vediamo solo alcuni esempi, che sono assolutamente legate al mondo dell'animazione. Allo stesso modo si afferma sempre a partire dagli anni Ottanta, da notare, anche uno dei più grandi artisti contemporanei giapponesi, cioè Murakami Takashi, a cui si dovrà, da lì a pochi anni, la cosiddetta cultura superflat, cioè una cultura in cui vi è un'assenza completa di prospettiva, di profondità, e che viene definita cultura database, proprio perché mette insieme una serie di segni infiniti che poi vengono in qualche modo ripresi anche in tutto il mondo animato. Il cinema davvero non è da meno, naturalmente. Il caso più famoso in Occidente è rappresentato dal capolavoro cyberpunk di Tsukamoto Shinya, che è intitolato Tetsuo, ma naturalmente anche se Tetsuo è della fine degli anni Ottanta, segue una serie di sperimentazioni dello stesso regista portate avanti per tutto il corso degli anni Ottanta. Tetsuo è un film live, ma di fatto è carico di animazioni, è realizzato spesso in stop motion e deve moltissimo anche alle animazioni degli anni precedenti, in termini di influenza. Così come il cyberpunk live esplode con Tsukamoto, anche il mondo animato lo ripropone con dei titoli di grandissimo successo. In alcuni casi si parla di una sorta di dimensione post-apocalittica, più nello specifico, e il post-apocalittico non è tanto da riferirsi naturalmente alle esplosioni nucleari della Seconda Guerra Mondiale, quanto a tutto uno sconvolgimento della vita sociale anche giapponese che avviene nel corso degli anni 70 con alcuni sviluppi della scienza che portano a temere normalmente che ci possano essere delle ripercussioni negative sugli esseri umani. Si lega a questo appunto l'Ovo dell'Angelo di Oshimamoru, che il titolo giapponese è Tenshi no Tamago, ma anche ormai famosissimo Akira. Akira di Otomo Katsuhiro è adattato da una stessa serie di manga dello stesso autore, ed è stato naturalmente uno dei titoli, e tuttora uno dei titoli che ricordano la grandezza della dimensione cyberpunk in Giappone e non solo, perché ad esempio Akira propone una serie di altre tematiche sociali occidentali e giapponesi, come ad esempio la fluidità con cui si estendono nel mondo le nuove religioni, che sono uno dei grandi problemi che porteranno poi a tristi episodi come la Unshirikyo in Giappone. E infatti alle nuove religioni sappiamo che a metà degli anni 90 si affermerà anche la serie Evangelion, di grandissimo successo, che proprio segue questo flusso. Allora, molte altre novità degli anni 80 riguardano generi che già esistevano prima, ma che assumono delle connotazioni un po' più particolari. Uno di questi è quello dedicato alle ragazzine, ragazze e ragazzine, perché shoujo vuol dire ragazza adolescente, cioè quel momento di fioritura, no? In direzione del mondo maturo delle donne, che è molto particolare, che va colto come un fiore, che è effimero, e che tra l'altro, se mi permettete, ha anche una particolare assonanza con la parola shoujo, senza la lunga, che vuol dire vergine, quindi una cosa a cavallo tra le due dimensioni. Sottolineo questo perché in realtà è questa la connotazione più acquisita negli anni 80, tra gli anni 70 e gli anni 80, cioè questo erotismo che marca ulteriormente la caratterizzazione dei personaggi femminili. Perché la cultura shoujo in realtà esiste già ancora dall'inizio del Novecento, era molto molto popolare, riguardava illustrazioni, riguardava immagini
persino la letteratura femminile. Però negli anni Ottanta si trasformano gli eventi e acquistano una serie di tipologie molto caratterizzate, molto particolari. Comincia in realtà la loro trasformazione già con alcuni esempi animati e nel manga, come quelli di Tetsuro Osamu con il famoso modello della bambola francese proposto con la principessa Zaffino. Continua con altri titoli molto celebri, anche questi spesso derivati dal manga e poi trasportati nel mondo dell'animazione, come Lady Oscar, e poi si trasforma ancora con accentuazioni erotiche molto più particolari, arrivando a eroine magiche come Mew, certo rappresenta un altro filone ancora, ma arrivando ad alcune, anche se mi permettete, esagerazioni, direi aberrazioni in realtà, come ad esempio quello legato al mondo della pornografia, che appunto viene ormai conosciuto da tutti come hentai anime, cioè animazione perversa, di cui proprio in questi anni si hanno le prime serie di grande popolarità per il mercato a vitro, appunto. Un altro genere che già esisteva ma che si trasforma in questi anni è quello dedicato agli sport e alle arti marziali, che a loro volta acquistano una natura in più, un carattere più forte nella direzione della violenza in qualche modo. Ma allo stesso tempo, come vi dicevo di Goldrake, questi sono anche prodotti destinati a un pubblico femminile, non solo maschile, contengono sempre delle caratterizzazioni, per esempio la presenza di certi personaggi femminili molto forti, che ammiccano anche al pubblico femminile, è molto importante questa trasversalità. Poi ancora si cominciano in questi anni, ma si moltiplicheranno sempre più, le animazioni che si riferiscono a famosi videogame di successo. Final Fantasy è solo il più famoso dei titoli degli anni Ottanta, ma in realtà sono veramente moltissime. Tra l'altro, dopo aver proposto la serie animata tratta dal videogame, non è raro che ci sia addirittura un film live tratto dalla serie animata. Quindi il processo osmotico continua ininterrottamente. Idem per quanto riguarda le animazioni di carattere con scene action oppure horror. E in questo caso qui la componente erotica e quella violenta si accentuano un po' di più entrambe, spesso danno producono delle serie che poi hanno un successo davvero incredibile a livello internazionale. Basti pensare a Inuyasha adattato dal manga di Takashi Miike. Ma a me interessava arrivare a questo in realtà oggi. Questo grande movimento quasi tellurico di questi anni produce anche molta animazione d'arte indipendente. Potrei fare tantissimi nomi, davvero, ma è impossibile in così breve spazio. Quindi volevo ricordare, per esempio, grandi autori come Harada Hiroshi, Kurosaka Keita, ma quello che mi interessa particolarmente, inutile dirlo, è proprio il nostro ospite di oggi, cioè Yamamura Koji. Io utilizzo come in giapponese prima il cognome del nome, che viene definito ormai da tutti come il mago della forma. So che è impossibile limitarci alla sola immagine, anche se Yamamura è anche un famosissimo illustratore, ma giusto per sentirne un po' le atmosfere, vorrei cominciare da questo acquatico che è il suo diploma di laurea, pensate, e che già è un utilizzo, viene realizzato con l'utilizzo di plastilina, pensate, su un vetro illuminato, in modo da creare una serie di movimenti nelle immagini, di fluidità proprio delle immagini, che tra l'altro riguardano l'acqua, è un uomo che lascia cadere una mela, quindi con una serie di effetti, di cui già si può avvertire la grandezza della sua capacità metamorfica appunto nelle immagini. Alcune caratteristiche principali del nostro regista è che è arrivato a disegnare, come accade in Atamayama Monte Testa, persino 10.000 tavole per 10 minuti di animazione. Immaginate la ricchezza visiva che c'è dietro tutto questo. Poi, come lui stesso ha sostenuto in varie interviste, si può dividere la sua intera carriera in tre periodi indicativamente. Il primo degli anni Ottanta, in cui tenta sperimentazioni di ogni genere, quindi anche varie forme animate, come vedremo. La seconda, durante gli anni 90, più commerciale, se si può dire così, perché realizza anche produzioni per la TV di Stato e NHK. E infine, dall'inizio del 2000, quello che è oggi il motivo proprio conosciuto nel mondo, una grandezza artistica difficilmente eguagliabile. Yamamura si ispira a moltissimi grandi animatori internazionali che ama, come potete vedere, da Patella, Norstan e così via, ma appunto la grandezza del suo cinema consiste proprio nell'inarrestabile ricerca di nuovi linguaggi con cui esprimere i suoi lavori.
e anche con utilizzi differenti come la plastilina, i pupazzi, le fotografie, eccetera, delle forme animate più varie. Molto velocemente, perché poi lasciamo che sia lui a parlarci del suo cinema, questo è uno dei primi esempi degli anni 80, per esempio il Japanese English Picture, immaginate termini occidentali che si amalgamano, alfabeti scusate occidentali che si amalgamano con un alfabeto giapponese, creando nuovi significati, nuove forme ulteriori significanti. Ecco, questa è una metamorfosi in espansione dei significati e contenuti nel film, laddove invece con Cercando le cose nella scatola, un film conosciuto come Perspectiva in Box, qui diventa un modo di assemblare tutti gli elementi nella scena. Addirittura qui utilizza il 3D, tutte le tecniche di animazione insieme per unire in un'unica prospettiva, appunto Perspectiva in Box, la complessità dello scorcio della città che mostra. Poi ancora negli anni, come dicevamo, 90, le sue produzioni più destinate a un pubblico generico, quelle trasmesse per la NHK, tra cui esempi di Clay Animation, per esempio con gli uccellini Karo e Piyomu, e poi anche un film che personalmente amo moltissimo, sempre realizzato per la NHK, il libro di Baver, ispirato, come vedete, a un'opera importante, ma che attraversa varie forme di animazioni nel corso della sua brevissima durata, che appunto ritengo sia ancora un titolo molto importante della sua filmografia. Si segue con la candidatura all'Oscar per Il grandissimo Il Montetesta, un film incredibilmente vario per la ricchezza dei dettagli, una ricchezza tra l'altro concentrata su personaggi che sfuma sugli ambienti, rendendo ancora più particolare la frizione di questo movimento delle immagini stesse. E ancora Il vecchio coccodrillo, tratto da Chabot, in cui vedremo questo coccodrillo che decide, non è più in grado di procacciarsi il cibo da solo. Di questo volevo dare solo una nota. In un'intervista ha dichiarato di amare non solo molta letteratura da paura come Edgar Allan Poe del passato, ma anche di aver pensato, nel momento in cui realizzava questo film, a quanto avveniva con la guerra dell'Iraq e quindi alla forza, al pugno di ferro posto da Bush in quel periodo. Poi ancora abbiamo film che sperimentano in varie direzioni, per esempio La metafisica di un bambino, anche composto di immagini molto rarefatte e molto quasi dissolte nello spazio, mentre Fire Fish, addirittura che è realizzato completamente con l'applicazione McLaren's Workshop, è una collaborazione con la National Film Board canadese, appunto dedicato a McLaren. E poi ancora un altro film amatissimo nel mondo, Il dottore di campagna di Kafka, in cui l'opera originale kafkiana viene resa in modo veramente sublime attraverso una serie di distorsioni degli spazi e dei personaggi, spazi che poi si caricano di occhi e che si concentrano sempre più sulla pazzia del protagonista, in un modo, ripeto, sublime. Ancora con le corde di Malbridge, che riproduce contemporaneamente l'arte e la vita privata del personaggio, dando però allo stesso tempo una definizione davvero delicatissima e particolarissima dello scorrere del tempo. Ancora Parler de Satie, questo si basa sull'opera che lo stesso Satie aveva composto con Jean Cocteau e Pablo Picasso, ed è ancora una volta un tentativo di smembrare la struttura spaziale, disseminando le immagini in fluire attraverso spazi indefiniti, molto molto particolare. Continuiamo con Mostropedia, qui siamo esattamente al contrario, immagini quasi statiche, attinte da un immaginario europeo molto quasi medievale, per creare però attraverso la staticità nuovi sensi, nuove immagini, senza la definizione classica della parola nella narrazione. Il sogno dell'acqua, uno dei suoi ultimi particolarissimi studi sull'immagine, sui movimenti raffinati che le immagini hanno nello spazio, e l'ultimissimo, Illustrazione dei sogni, che tra l'altro è stato premiato per l'ennesima volta 3 giorni fa in Inghilterra, quindi conferma la grandezza di questo autore, con cui ancora il sogno, la dimensione lirica, si sposa perfettamente con la delicatezza delle immagini del nostro autore.
Io lascerei la parola a lui perché suppongo che sia molto più interessante sentire parlare direttamente della propria arte il nostro regista, se siete d'accordo. Quindi nel frattempo vi ringrazio. Ringraziamo molto la professoressa Novielli per il suo intervento. Ha saputo fornire una panoramica completa della storia, degli sviluppi dell'animazione in Giappone, sia nei periodi di tempo, sia attraverso i generi e le influenze, le contaminazioni con le altre arti. Appunto introdotto la carriera e l'opera del maestro Koji Yamamura, ma adesso è appunto giunto il momento di entrare dentro questa opera creativa avvalendoci della sua preziosa presenza, e quindi chiediamo al maestro Yamamura di svelarci i segreti della sua arte. Prego. Hai. ありがとうございます。大変興味深くお話伺いました。本当自分が生きてきた時代をたどっていただいて、なんか不思議な感じがしました。ringrazio molto la professoressa Novielli che ha esposto così bene tutta l'evoluzione storica e anche l'epoca che anch'io ho vissuto。今から少し作品の解説を僕自身からさせていただきます。基本的にはちょっと代表的な作品に時間の都合もありますので限られますけど。Da parte mia voglio presentarmi alcune opere. Per motivi tempo mi limiterò a quelle che ritengo più rappresentative. 先生、ちょっと待っていただけますか。はいはい。大丈夫でしょうか。行けますか。はい、どうぞお願いします。あ、大丈夫ですか。はい。今作品をいくつか紹介いただいたんですけど、僕はアニメーションで表現をするものなので、一部今から代表作の抜粋のまずビデオを最初に見ていただいて、それからそれぞれの作品について、解説をしたいと思います。Allora, la professoressa Novielli ha parlato, mi ha presentato, e anche da parte mia voglio presentarmi, io mi esprimo attraverso l'animazione, le immagini, quindi prima di tutto vorrei farvi vedere un piccolo estratto di varie animazioni che io ho realizzato, e poi parlerò poi di alcune di esse. Prego. では1分ぐらいの短いクリップをじゃあ流します。Una clip di un minuto circa。桜が咲く。サラリーマンも咲く。Hello, big lizard. Hello, big spider. ちょっと切り替えます。じゃあちょっとスライドでですね。Adesso vorrei farvi vedere delle slide.
まあ、写真とか、まあ、スケッチなんか見ていただきながらあのお話し進めたいと思います。dove vorrei parlarvi un po' di mio lavoro attraverso immagini, sketch, fotografie. 先ほど、まあ、1978年がその日本のアニメブームの始まりということでしたけど、僕もちょうど、その頃最初のフィルムを8ミリフィルム、家庭用のフィルムで撮影 してます。もうすでにだからそこから数えると43年ほどアニメーションを作っていることになります。allora, si è parlato del 1978 come inizio il boom dell'animazione giapponese in Italia. In realtà anche io, per me, in quell'anno ho realizzato il mio primo lavoro in 8, su una pellicola di 8 mm e quindi diciamo che sono 43 anni che ormai sto in questo mondo dell'animazione. そして、まあ、あの僕自身、まあ、ちょうどそれ以降の日本のアニメーションブームどちらかといえば背を向けて、別の道を歩んでいたんだなというのを改めてあのお話を聞きながら実感しています。però diciamo che il mio percorso è andato un po' in una direzione diversa rispetto a quello che è stato il boom dell'animazione giapponese, quello che ho un po' pensato pensando al discorso che avrei fatto oggi. 日本の漫画アニメの、まあ、メインストリームではない世界、何かもう自分自身の、まあ、いろいろ感覚に合う文化をいろいろ探していって、それが、まあ、たまたまアニメーションであって、ですからその日本のいわゆるポピュラリティのあるアニメーションや漫画という影響は、まあ、特に20代以降はほとんど受けずに、あのちょっと独自の世界を歩んできたのかなという気がしています。In realtà non ho seguito la corrente principale dell'animazione giapponese che in quel periodo si sviluppava in maniera così vistosa e ho sempre cercato il mio mondo dell'immaginario, delle mie sensazioni e soprattutto quindi da quando avevo, dai miei 20 anni in poi, ho seguito una strada differente rispetto all'animazione popolare giapponese. E Tomas... 40数年の間に短編のフィルムだけで40本ほど、学生時代に作ったものも含めるって、ですから、まあ年1本ぐらいは少なくとも作ってるペースで、まあ、あのショートフィルムを作ってきました。In questi 40 anni di, 43 anni di attività ho realizzato circa 40 cortometraggi, compresi quelli che ho realizzato quando ero ancora studente, quindi mediamente un cortometraggio all'anno。で、まあ、その自分の作りたい世界をなんとか自分の、その日本の社会で実現しようと、まあ、ずっと格闘してきました。Io ho lottato all'interno della società giapponese per poter continuare a realizzare quello che io sognavo di fare。まあ、それが、まあ、大体90年代はその NHK の子ども向けの仕事の中で少しずつ実現し始めました。E questo mio desiderio si comincia a realizzare piano piano, soprattutto negli anni 90, attraverso i lavori che ho realizzato per la televisione pubblica giapponese NHK, rivolta a un pubblico di bambini. E de, ma, sono 2002 年頭山が完成するんですけど、まあ、そこから転機で、まあ、あの、まあ、それまでずっとその自分の理想として大人も楽しめる短編のアニメーションを日本で制作できないか、そういう場所を探して、あの20代30代はいろいろ試行錯誤をしていました。diciamo che poi la realizzazione completa è arrivata nel 2002 con Atamayama a Montetesta. Io nei miei 20-30 anni, ecco, da ventenne e da trentenne, ho sempre cercato di realizzare, di trovare un posto in Giappone per poter realizzare cortometraggi animati che potessero essere gustati anche dagli adulti. で、まあ、ちょうど同じ頃、2000年初めにアニメーションとはまた別に、絵本の仕事がたくさん来るようになりました。今では60冊ほど絵本の絵、もしくは作文章も書いた本もあります。Proprio in quel periodo, cioè all'inizio degli anni 2000, ho cominciato a ricevere anche molte richieste di lavori per libri illustrati per bambini. Da allora in poi ho realizzato circa 60 libri tra illustrazioni, ma anche testi.
残念ながらイタリアでは翻訳されていないんですが、まあ、1冊だけフランスでも翻訳されてますし、アジア圏ではいくつか翻訳の絵本も出ています。Purtroppo non sono stati tradotti in italiano, ce n'è uno che è stato tradotto in francese, mentre vari sono stati invece tradotti in lingue asiatiche. じゃあここからちょっとアニメーションの仕事の話に移ります。Però a questo punto vorrei cominciarvi a parlare del mio lavoro nell'animazione. Ma 今日もアトリエからオンラインでつながってますけど、ちょっとこの辺がディティールをお見せしています。まあ、こういったイラストレーションを描く、そういう絵本を描く画材と同じような、いわゆるアニメーションであまりメインで使わないような一般的な、画材を使ってアニメーションを描いています。Io in questo momento mi trovo nello studio, però in foto potete vedere nel dettaglio gli strumenti che utilizzo, e come vedete per i miei lavori animati io utilizzo gli stessi strumenti che si usano, che io uso come illustratore, e questo è qualcosa che adesso non è tanto usuale nel mondo dell'animazione. で、まあ、絵本もアニメーションも僕は基本的には紙の上に絵を描いて、まあ、それから最終的にまあ映像にすると段階で、撮影をしたり、まあ、今ではほとんどデジタルでスキャニングをして、合成をするというようなプロセスをとっています。Quindi anche quando si tratta di animazioni, allo stesso modo con cui io realizzo i libri illustrati, io disegno sulla carta, che poi vengono trasformati in animazione attraverso la trasposizione su pellicola o adesso con tecniche digitali, quindi attraverso l'uso dello scanner. ではちょっと Atamayama のスケッチをいくつかお見せします。Questi sono alcuni schizzi per Atamayama, Monte Testa.まあ、いくつかのバージョンのストーリーボードも書いています。まあ、原作が200年ほど前の落語の話を元にしています。こちらの国ストーリーボード。L'opera si ispira a un, a un testo racconto, cioè di un'opera comica, monologo comico giapponese di circa 200 anni fa. まあ、それを現代の東京に舞台を移しまして、まあ、自己と社会、まあ、ちょうど本当に自分自身の心情と今振り返ると重なるんですけど、そういう NHK の仕事とか社会的に少しずつ仕事をし始めた自分と社会との関わりみたいなことが、根底に制作のモチベーションにあったかなというふうに思っています。Questo testo letterario è trasposto nella Tokyo contemporanea, dove si sviluppa una dialettica tra l'io e la società, una dialettica che in realtà forse riflette la mia situazione di allora, che allora cominciavo a lavorare attivamente per NHK e mi trovavo a dialogare con il mondo intorno a me. まあ、ちょうど制作を始めたのが35歳の時なんですね。で、まあ、そういった子ども向けの NHK の仕事、バベルの本とかを作っていた時にですね、まあ、どうしてもその依頼された仕事の場合、締め切りというのがあるんですね。これがなかなか制作者にとってはストレスで、まあ、そこでまあその締め切りのためにイメージがこう完璧に実現できないというフラストレーションがだんだんこう溜まってきたんです。All'epoca avevo 35 anni e ho cominciato a lavorare per NHK, per esempio con il libro di Babele. E lavorare per una produzione televisiva in realtà è molto difficile per un realizzatore, perché ci sono scadenze che bisogna rispettare, e magari proprio per rispettare queste scadenze si è costretti, per esempio, a non riuscire a realizzare l'immagine come lo si vorrebbe realmente, e questo è fonte di frustrazione per me che lo realizzo. まあ、そこで本当にその締め切りに縛られずに、もともとそのアニメーションに進んでいったのも本当に自由な造形ができる世界だと思っていたんですね。ですから本当に自由に、本当に外からの制約を何もないままにじっくり作品を作ろうと思って作り始めたのが Atamayama でした。Quindi io, il mio lavoro per NHK era vincolato dai tempi dettati dalla produzione. Io, se penso bene, ho cominciato a entrare nel mondo dell'animazione attratto proprio dall'idea di libertà che offre questo mezzo comunicativo. E in realtà, così ho cominciato a lavorare su
a Tamayama, su Monte d'Esta, è proprio perché volevo fare qualche cosa, un lavoro che fosse svincolato da, le costrizioni, da costrizioni esterne. でまあ、実際はだから36から作り、あ、35歳頃から作り始めて、まあ、いろんなプロジェクトを進めながらあのセルフプロデュースで制作したので、まあ、6年間完成にかかってしまいました。Quindi questo lavoro è stato molto laborioso perché ho cominciato a 35 anni e ho portato avanti insieme a molti altri progetti. È stato un lavoro realizzato completamente in maniera autonoma e ho impiegato 6 anni.ナレーションは国本武春さんという浪曲をあの語るアーティストにお願いしました。La narrazione io l'ho chiesta all'artista Kunimoto Takeharu, che è un, un artista di narrazione tradizionale giapponese. まあ、国本さんにだいぶ早い段階でオファーしたんですけど、なかなか完成せず、忘れた頃にやっとレコーディングということになりました。In realtà, poi io avevo chiesto di collaborare a questo progetto in una fase abbastanza precoce del progetto. Fortunatamente lui si è ricordato di questo progetto e quindi ha potuto prestare la sua voce al personaggio, all'opera.まあ、頭山を作るまではですね、あまり日本の文化とか日本というものを意識せずに作品を作ってきました。僕はどちらかというとアメリカ文化よりはあのヨーロッパのさまざまな文化の影響がそれまで強かったと思います。In realtà prima di Atamayama di Monte d'Esta, io non avevo particolare propensione a sottolineare la giapponesità. Il mio interesse andava più per la cultura occidentale, precisamente più che quella americana, la cultura europea. まあ、そしてあと、まあ、アニメーションの影響でいうとロシアですね、まあ、当時ソビエト連邦の時代からの作品をちょうど80年代日本で見ることができて、そういった作品とか、あとカナダのナショナルフィルムボードオブカナダの作品群に大きな衝撃を受けて、まあ、今の道に進もうと、まあ、思ったんです。Un altro influenza che ha avuto su di me è stata l'animazione russa, anzi all'epoca era l'animazione sovietica che si poteva vedere in Giappone, si cominciava a vedere in Giappone negli anni Ottanta e poi le produzioni del National Film Board del Canada e questi sono quelli che hanno avuto la maggiore influenza sulla mia opera.ですけど、まあ、20代30代とキャリアを続けていって、そして、まあ、あの映画祭などにも参加する機会が時々出てきて、少しずつ、まあ、ちょっと外側から自分自身が日本人であるということをこう実感し始めた時に、まあ、この頭山が完成したんです。Io così ho lavorato da ventenne, da trentenne, nei miei trent'anni, e cominciando anche a partecipare a festival internazionali e quindi cominciando a avere coscienza del Giappone, della giapponesità, e questo ha portato alla realizzazione di Monte d'Esta. まあ、そこでその国本さんが浪曲という、まあ、当時の自分からすれば大変古い、もうある古びた文化の印象があったんですけど、それをまあかなり若手で開拓されていて、で、まあ、頭山のナレーションが本当に素晴らしくて、まあ、改めてその日本の伝統的な文化にこう自分の作品作りを通じて目覚めたというところがありました。Signor Kunimoto Takeharu era un narratore di Rokyoku, cioè questa forma che allora considerava un po' antiquata di narrazione giapponese, però lui è una persona che ha dato un grande freschezza a questa arte e quindi ho avuto la sua collaborazione per Monte d'Esta e da allora si è sempre più approfondito il mio interesse per la cultura giapponese.で、2005年に頭山の後に完成した短編が年を取ったワニという作品です。Successivo cortometraggio del 2005 che è il vecchio coccodrillo。これはレオポルド・ショボーというフランスのイラストレーターでストーリーも書いている、まあ、絵本というか挿絵童話集が元になっています。E si ispira a un libro illustrato realizzato da uno illustratore e scrittore francese, Léopold Chauveau.
で、まあ、僕自身の絵のスタイル、まあ、スタイルがあるのかどうか分かんないですが、その自分の絵の形ができてきた中にはいろんなイラストレーターや、まあ、日本の漫画家の影響はあるんですけど、まあ、書房もあの影響を受けたイラストレーターの一人です。Nella mia opera io ho risentito dell'influenza stilistica di molti illustratori e fumettisti giapponesi e stranieri. Uno di questi appunto è Shōvō. で、まあ、普段はアニメーションの場合自分のオリジナルの絵で描くことが多いんですが、これは書房の絵をそのままあのストーリーもそのままにアニメーションにしようと試みた作品です。Quest'opera è un po' particolare rispetto alle altre mie opere perché io generalmente cerco e realizzo uno stile personale, mentre nel vecchio Coccodrillo io riprendo letteralmente sia il testo ma sia anche le illustrazioni di Shōvō. で、まあ、あの年を取ったワニのイラストレーションはもちろん書房が描いてるんですけど、あの枚数が限られているので絵がないシーンもたくさんあって、そういうシーンは彼の他の挿絵やあと、まあ、こういった立体の、モデルを作ってこれを参考にしながらいろいろアングルなど考えました。Chiaramente questo nel libro illustrato non tutti i momenti e non tutti gli episodi sono illustrati, rappresentati da disegni di Shōvō, e quindi le parti mancanti io mi sono ispirato ad altre illustrazioni, ad altri libri illustrati sempre di Shōvō, e ho anche realizzato modelli tridimensionali per poter essere sempre fedele al suo stile. まあ、先ほどあのちょっとお話の中でそのイラク戦争という話がありましたけど、ちょっと湾岸戦争が始まった90年代ぐらいから、まあ、少しずつそのアメリカの権力の暴走みたいなものにも憤りを感じていて、まあ、この年を取ったワニの話がちょっと権力を持った年を取って力を持ってしまった人の愚かさみたいなことを描いていて、まあ、そういった社会情勢もあの制作のモチベーションになっていました。In effetti prima si è parlato che era il periodo della guerra in Iraq, del crescente politica aggressiva degli Stati Uniti, in questo senso forse il personaggio del Coccodrillo è un po' la rappresentazione di un potere vecchio e arrogante. で、まあ、玉山が、まあ、映画祭で本当アカデミーのノミネートから始まってアヌシーのグランプリなど本当多くの映画祭で評価をいただいて、自分の本当想像以上にたった10分のフィルムが世界中に広がった実感があって、ただその国本さんの浪曲は英語にできなかったので字幕だったんですね。ですから今回はちゃんと英語の音声を作ろうと、まあ、思いました。Atamayama Montedesta è stato nominato candidato al premio Oscar, è stato premiato al Festival di Annecy, quindi era un brevissimo cortometraggio, 10 minuti, io non mi aspettavo che poteva avere tutto questo successo. La cosa che mi era dispiaciuto in quel caso era che avevo realizzato soltanto una versione giapponese del sonoro attraverso appunto la narrazione di Kunimoto, mentre invece nel caso del vecchio Coccodrillo io ho preparato anche, ho curato la versione, una versione inglese della narrazione. De, この年を取ったワニナレーションはピーター・バラカンさんというあのイギリス出身で、まあ、20歳から日本で、DJ や、まあ、音楽のいろいろな紹介評論などをされている方にお願いして英語と日本語両方のナレーションを読んでいただきました。quindi del vecchio Coccodrillo io mi sono rivolto a Peter Balakan che è un inglese che da 20 anni circa, da quando aveva 20 anni, vive in Giappone, lavora come DJ, come critico musicale, e a lui ho chiesto di curare la narrazione sia giapponese sia inglese. サウンドデザインは笠松浩二さんという方にずっと、お願いすることが多いんですが、まあ、笠松さんは最近ではジブリの作品なんかも手掛けて、まあ、日本のアニメーションのサウンドデザインで大変あのたくさん、素晴らしい仕事をされている方です。Per il sound design io mi sono affidato al signor Kasamatsu Koji. Adesso per esempio lavoro anche per la Ghibli, quindi è uno dei più affermati e competenti tecnici in questo campo.
まあ、ちょっと技術的な話になりますけど、日本で Pro Tools という、まあ、今では一般的になったサウンドデザインのアプリケーションを最初に使い始めた人でもあります。Ed è il primo che in Giappone ha cominciato a usare il Pro Tools, che adesso è un strumento di sound design molto diffuso, ma all'epoca appunto era, è stato un pioniere. でこのワニの時もちょっと新しい試みを笠松さんがしてくれて、まあ、ナチュラルサウンドサラウンド音声という形で、まあ、一般的にはサラウンドの音声はこういろんな音をバラバラな音を、ミックスダウンの時にこう配置するんですけど、こういうふうに6本のマイクをで自然に周りの環境音を録音して、録音した時にもすでにサラウンドになっているような音環境を、使ってみました。これは日本映画では初めて使ったと笠松さんが言ってました。Anche nel caso del vecchio coccodrillo c'è stata una sperimentazione molto interessante, ovvero il natural surround, cioè il suono che circonda l'ascoltatore, e questo normalmente viene realizzato attraverso il mixaggio di varie registrazioni, mentre invece in questo caso Casamazzo si è avvalso di sei microfoni posti diretti in direzioni differenti, in modo da avere un suono naturale che circondasse l'ascoltatore. Lui mi ha detto che questa era la prima volta che veniva realizzato per un film giapponese. では、次にカフカ田舎医者のお話をしたいと思います。Poi vorrei passare adesso a un medico di campagna di Kafka. で、まあ、ご存知の通り、チェコのマイナー文学です。まあ、僕は本当に何でしょうね、どちらかというとマイナーなものに惹かれていく傾向があるんですね。ショボーもフランスでもう忘れられた作家だったんですが、カフカもこの頭山の後、作りたいと思って、制作しました。Diciamo che questa è un'opera di Kafka. Io sono attratto forse da opere diciamo minori, penso per esempio a Chauveau, che in Francia è quasi dimenticato. Nel 2007 invece io ho lavorato per la trasposizione di un medico di campagna. まあこれは松竹という日本の映画会社としては大変古く大きい、まあ、大きな会社で、まあ、僕の中では初めて、まあ、メジャー、全然実はメジャーな作品ではないんですが、メジャー系の、制作がついた作品です。Questo medico di campagna è stato realizzato per la Shōchiku, che è una delle major cinematografiche giapponesi. Questo mio lavoro non è chiaramente un lavoro così da major, però è la prima volta che lavoravo per una grande casa di produzione. まあ、松竹は今でもたくさんアニメーションの、映画も作っていますけど、ちょうど、まあ、この頃ですね、そのアニメーションの事業部を立ち上げたばかりで、まあ、こういった僕に実験的なゆとりが作らせていただけるゆとりがあったんだと思います。Attualmente la Shōchiku produce molte molti lavori di animazione per il grande pubblico di massa, però all'epoca la Shōchiku aveva appena cominciato a lavorare nel campo dell'animazione, e forse proprio per questo aveva così l'agio di affidare un lavoro così sperimentale. で、これはもうその僕の狙いとしてはテキストをいかにアニメーションに翻訳するか、まあ、全然違うメディアですけど、それに齟齬がない形で映像化したいというのが、まあ、願いでした。Il mio obiettivo era quello di tradurre in maniera più fedele possibile il testo scritto in animazione, quindi si tratta di due medium differenti, volevo fare questa trasposizione come se fosse una traduzione quasi filologica. で、まあ、頭山の頃からというか、まあ、もっと振り返ると卒業制作のアクアティック彗星の頃からなんですけど、まあ、自分の中のテーマとしてそのアイデンティティの問題、まあ、自己の実存の問題がずっと ありました。Nei miei lavori, a partire dal mio lavoro di laurea, ma anche in Atamayama, è sempre stato presente il tema dell'identità personale, della sopravvivenza, del proprio io. でこのカフカの原作の医者も非常にこう
情緒がある意味で不安定で、アイデンティティのこう揺れが感じられる原作だと思って惹かれたところがあります。Io sono stato attratto da questo racconto di Kafka perché il protagonista, il medico, è una persona che è molto instabile dal punto di vista emotivo e sta alla ricerca, si trova alla ricerca di una propria identità. ですからもうあのキャラクターを本当コマごとに歪めたり、だからシークエンスでデフォルメの仕方がかなり変わって、こうやって並べてみると統一されたキャラクターには見えないですね。一般的にはやっぱキャラクターを揃えるのがアニメーションなんですけど、もうここはあえて、そのアイデンティティの揺れみたいなことをキャラクターを崩すことで挑戦しています。Quindi questa sua questa instabilità della sua identità si riflette nel modo in cui io l'ho rappresentato, come vedete è una rappresentazione che è deformata, ma anche le deformazioni variano da sequenza a sequenza, quindi c'è una mancanza di unità, quasi una scomposizione del carattere del personaggio. まあ、こんな感じで本当にコマごとの一瞬一瞬のキャラクターの変形を、まあ、これもすべて紙の上に手書きで作画をしています。e questa deformazione, questa disgregazione io l'ho realizzata attraverso lavorando foglio su foglio, foglio per foglio su carta。まあ、僕は本当アニメーションと音の要素が対等というか、まあ、すごく音の要素を大切に制作をしています。今回カフカの中ではオンドマルトノという、フランスのヴィンテージの電子楽器を使いました。Nei miei lavori io do sempre molta importanza alla parte del sonoro e alla dialettica che si instaura con l'immagine e per il medico, per un medico di campagna io mi sono avvalso di questo strumento un po' vintage che si chiama Onde Martenot ed è uno strumento di musica elettrica. でまあ、これは、30年代だったかな、フランスで発明されたものなんですけど、まあ、電子楽器っていうとね、なんか今だと打ち込みで、機械的な音のような印象かもしれないんですけど、まあ、こういったストリングスを使ったり、それをまあアンプでこういろいろ変形すると、まあ、なんか同じ音がなかなか出せないというか、すごく即興性のある音が出る楽器です。Si tratta di uno strumento inventato negli anni 30 in Francia e quando uno pensa a uno strumento elettronico insomma, pensa più al mondo digitale, mentre in questo caso consente tutta una serie di modulazioni anche attraverso l'amplificazione ed è difficile ripetere lo stesso suono, quindi la musica prodotta ha un carattere di improvvisazione molto evidente. Ma i sono sono 不安定な心情とこのマルトノの音がうまく合っていたかなと思っています。Io ho pensato che ci fosse una buona sovrapposizione tra l'instabilità del suono prodotto da questo strumento e l'instabilità dell'io del protagonista。多分だいぶ時間が迫ってきているような気がしますが、まあ、多分最後になりますね。マイブリッジの糸のお話をしてして終わりにしたいと思います。Vorrei concludere invece parlando di infine di dei fili di delle corde di Maybridge。まあその20代の時にカナダの国立映画制作庁ナショナルフィルムボードオブカナダの作品に大変魅了されたというのがあります。まあちょうど70年代80年代の NFB カナダの作品が大変実験的で刺激的だったんです。Allora, io quando ero un ventenne, circa negli anni 70 e 80, sono stato molto affascinato dalle produzioni del National Film Board canadese, che erano molto sperimentali. Ma 10 代の頃は、ま、いわゆるコミック、読む漫画が好きで、日本の漫画をたくさん読んでいて、まあ、もちろんそういうテレビや映画のアニメーションも当たり前のように見ていたんですけど、まあ、このカナダのフィルムをちょうど15歳の時に、見て大変カルチャーショックだったんですね。Da teenager io chiaramente leggevo i fumetti giapponesi, vedevo le animazioni, però io a 15 anni mi ricordo che ho visto un'animazione prodotta dal National Film Board canadese e per me è stato veramente uno shock culturale.
まあ、ノーマン・マクラーレンとかイシュパテルとか、さまざまな技術的ないろいろな技法の実験をしていて、まあ、そういったことが日本でもできないのかなという思いがありました。Autori come Ishi Patel oppure Norman McLaren che erano innovatori sia dal punto di vista della narrazione ma anche dal punto di vista della tecnica. で、まあ、今回そのマイブリッジの意図でNFB との共同制作で、まあ、自分のある意味では夢のプロダクションが叶ったものです。Le corde di Maybridge sono realizzate con una collaborazione proprio con il National Film Board canadese, quindi è stato in un certo senso la realizzazione di un mio sogno. まあ、僕の制作はさまざまなきっかけから作品になっていくんですが、まあ、これもちょうど頭山が完成した時いろいろこうノートにスケッチをしています。この辺はちょうど頭山の制作年と同じ2002年の頃のマイブリッジの元になったスケッチの絵です。ミラボリprendo uno spunto da qualche momento, qualche episodio. Questi schizzi io li ho realizzati intorno al 2002, cioè quando avevo realizzato Atamayama Monte Testa. De, ma, 僕の作り方はその制作をする前にこうはっきりとこうコンセプトを立てて、それに向かって作っていくというよりは、まあ、自分自身の無意識の中に眠っているテーマを制作をしながら探っていくということが多いです。Spesso il mio modo di procedere non è tanto quello di avere già un concetto, un tema molto ben chiaro e poi metterlo in pratica. Si tratta più di, e spesso mi trovo a sviluppare temi che erano presenti in maniera inconsapevole dentro me stesso e che si sviluppano durante il processo di realizzazione. まあ、あまり自分の作品を心理学的に分析は本当はしたくないんですけど、よく心理学で魚は無意識の現れと言いますけど、まあ、僕の作品にもよく魚のモチーフが出てきます。Io non voglio analizzare in maniera i miei lavori da un punto di vista della psicologia, però spesso si dice nel mondo della psicologia che il pesce è una rappresentazione del proprio inconscio, quindi in effetti in molte mie opere sono presenti dei pesci. でまあ、頭山で自己と社会みたいな自己と社会の対峙ということがまあテーマになってきて、その次の段階としてもう少し家族とか、血のつながり時間といったものが、まあ、この次の作品のテーマだというのがこういうスケッチをしながら気づき始めました。Se nel Monte Testa il tema era la dialettica tra l'io e la società, nelle corde di Maybridge il focus va sulla famiglia, sui legami di sangue e sul tempo. で、まあ、アニメーションも時間を操る芸術ですし、まあ、音楽もそうです。まあ、そういったその僕は時間を伴った表現というものに惹かれるところがあります。絵本ももちろんそうです。L'animazione è un metodo espressivo legato al tempo, come chiaramente lo è la musica e come lo è per esempio il libro illustrato. Io credo di essere molto attratto da tipi dalle metodi di espressione che sono legati allo scorrere del tempo. まあ、そのこの作品を作りながらその時間そのものを考えつつ、そのアニメーションやそういう作品を作るっていうことはどういうことなのかというのも常に自問しながら制作をしていました。realizzando questa opera io ho approfondito la mia riflessione sul tempo in quanto tale e sulla relazione tra il tempo e l'animazione. まあ、この作品のモチーフとしてエドワード・マイブリッジという、まあ、19世紀に活躍したイギリス出身でアメリカでこういった連続写真を撮った写真家がモチーフになっています。Il protagonista dell'animazione è Edward Maybridge, che è un fotografo inglese che è stato attivo in America, che ha studiato il movimento nella fotografia. Ma questa 連続写真のおかげで、まあ、人類は初めてこう時間を俯瞰することができるようになりました。
Grazie a queste sue fotografie in movimento, il genere umano per la prima volta è riuscito a avere una percezione chiara del tempo. まあ、彼の仕事は、現在の映像全般も映像社会の先駆けにもなっています。Il suo lavoro è stato pionieristico anche riguardo del nostro mondo attuale, del nostro mondo dell'immagine in movimento. ですから、まあ、自分がこの作品を作るいろいろな意味の一つとしても、その自分自身のオリジンというか、時間を伴った映像の原点を見つめるというところも大切でした。Quindi in questo caso per me è stato un lavoro importante perché sono un po' andato alla ricerca delle mie origini, ovvero dell'immagine legata al tempo. まあ、あとその自分自身の大変プライベートなきっかけというのもあって、まあ、子供が2人いますけど、ちょうどまあ10代に差し掛かった頃、その小さな赤ちゃんだった可愛らしい子供はもう今目の前にいなくて、そういった時間が過ぎ去ってしまうということと、まあ、こう記録をして時間をとどめるということ、まあ、この現実の生活と、創作活動、その間をこう揺れていくというのがまあ作品の、ベースになっています。C'è stata anche una motivazione così derivante dalla mia vita privata. Io ho due figli, all'epoca avevano 10 anni, più di 10 anni, e quindi mi rendevo conto di come passava il tempo. Prima erano da bambini, stavano crescendo, e da una parte c'è lo scorrere del tempo inesorabile, dall'altra c'è il motivo del fermare il tempo attraverso la registrazione. E quindi io ho cercato di approfondire la dialettica che si instaura tra queste due concezioni del tempo. De, 母と娘という、こう、ある種円環循環していくようなこう時間の流れ、またもう一度娘が母になり、またそして育ってというような、そういった時間感覚と、もう一つエドワード・マイブリッジを取り上げたのは、その直線的な時間、彼は子供ができずに、まあ、彼の一生で終わってしまっているという、まあ、その2つの時間をコントラストとして描くということを、まあ、この中でしています。Io in questa opera ho cercato di creare un contrasto tra due differenti concezioni del tempo, un tempo circolare che è rappresentato dal rapporto tra madre e figlia, dalla madre la figlia, ma la figlia che a sua volta diventa madre. Maybridge invece non ebbe figli, e nel suo caso abbiamo una concezione del tempo lineare. まあ、一応これでマイブリッジの伊藤の、お話は終わりにします。多分もう時間がだいぶ来てしまっているので、この後セッションの中でいろいろ取りこぼした部分をお話しできればと思っています。Questo concludo quello che avevo da dire sulle corde di Maybridge, visto che il tempo per il mio intervento sta per finire, forse altre osservazioni, altre cose le dirò poi nel dibattito che segue. ありがとうございました。Vi ringrazio per l'attenzione. Yamamura sensei, domo arigato gozaimashita. È stato davvero molto interessante entrare nel lasciarsi trasportare nell'universo creativo del maestro Yamamura, così immaginifico, pieno di spunti, e capire qual è il processo di genesi di ogni opera, quali sono le sensibilità, le ispirazioni che sono alle spalle di ogni opera, sia dal punto di vista stilistico che concettuale. È stato davvero interessante, sembrava di essere al fianco del maestro nel suo processo creativo. E immagino che abbia suscitato molte curiosità e molto interesse anche nel pubblico, e quindi tra breve potremo lasciare spazio alle domande del pubblico. Ricordo che avete ancora qualche minuto, 5-10 minuti, per inserire nuove domande nella sessione domande e risposte, che vi ricordo corrisponde all'icona con il punto interrogativo. Lì potete digitare le vostre domande ancora per qualche minuto.
Prima di iniziare lasciamo la sessione domande e risposte, lasciamo spazio nuovamente ai due relatori, quindi profondi conoscitori e protagonisti del mondo dell'animazione, perché abbiano uno scambio che possa andare ancora più a fondo in merito sia all'opera di Yamamura Sensei sia all'animazione giapponese. Quindi lasciamo la parola ai due relatori e al termine di questo scambio daremo voce alle vostre domande. Prego. Posso cominciare io? Prego. Allora, io ho una domanda che credo sia importante per comprendere l'opera di Yamamura e riguarda il suo ruolo da protagonista sia nella formazione di giovani animatori giapponesi e non solo giapponesi, ma anche al centro di un mercato di animazione indipendente che lui aiuta con forza a far conoscere al pubblico più grande. Volevo chiedergli di parlarci di queste due attività, quindi come formazione degli animatori, ma anche come promozione del cinema indipendente. そうですね、2008年から東京芸術大学で、まあ、あのアニメーションの専攻が初めてできて、まあ、その立ち上げの時からあの教育に関わって大変遅れていたんですね、まあ、2005、6年ぐらいからやっと いろいろな美術大学でアニメーションの専攻とか学部ができ始めました。In realtà, in Giappone, nonostante il grande sviluppo dell'animazione, diciamo, commerciale, era rimasta molto in ritardo per quanto riguarda la formazione culturale. Soltanto negli anni intorno al 2005-2006 nascono le facoltà o i corsi dedicati all'animazione nelle varie università d'arte in Giappone. で、まあ、芸大はあの大学院と博士課程だけの、そう、大変学生の数も少ない、専攻でしたので、まあ、僕の、まあ、意図としてはなかなか日本でインディペンデントのアニメーションを作る環境は難しいので、この大学院の中で、いろんな新しい日本の才能が花開けばいいかなと、まあ、ある種もう制作プロダクションのようなあの大学院になっていけばいいのかなというふうに、まあ、最初想像しています。In realtà il mio corso all'Università delle Arti di Tokyo era un corso post laurea, quindi a livello master o dottorato, proprio perché in Giappone il mondo indipendente, l'animazione era ancora debole, la mia idea era quella di contribuire attraverso questo lavoro educatore al sviluppo quindi di una produzione indipendente dell'animazione. まあ、日本のアニメーションの多様性の一部を、まあ、少しでも担えればいいかなという思いもあります。In questo io, il mio speranza è quella di contribuire ancora, almeno un po' ad aggiungere varietà al mondo dell'animazione giapponese. まあ、特にその、ね、教育機関というところだと市場原理に影響されずに純粋に創作にこう立ち向かえるというか、作りたいものに向かい合える場かなというふうに思っています。In particolare ho pensato che poter lavorare in una istituzione educativa sarebbe stato avrebbe liberato questo mondo dalle costrizioni delle logiche di mercato. Allora, se c'è tempo vorrei fare un'altra domanda sempre al regista. Dunque, non tutti sanno che una delle prime attività che lui ha svolto è stato anche lavorare sulle scene di un film importante, cioè il remake di Arpa Birmana, Birman notate voto, di Ichikawa Kon, uno dei registi più famosi. Vorrei chiedergli se ha mai avuto la tentazione di girare un film dal vero, quindi non animato.学生時代は何本か作っていました。で、アニメーションと並行して、
自分の創作のスタイルとして、まあ、アニメーションの方が向いているというのは20代の頃思って、それでまあアニメーションに進んだんですけど。In effetti, da studente ho lavorato un po' per il cinema vero, diciamo. Però dai 20 anni poi io mi sono accorto che il mio stile di creazione era più al mio stile creativo si confaceva più l'animazione. ただあの20代からずっと実写映画劇映画大好きで、まあ、特に最近少しゆとりもありますからたくさん映画をまた見るようになって、実写映画もまた作ってみたいなという思いが実はあります。diciamo però io ho sempre amato il cinema vero, diciamo, carne e ossa, e in questo momento ho forse anche un po' più di tempo e quindi ho anche occasione di vedere molti film e sì, mi piacerebbe forse anche girare un film。まあ、特にそのヨーロッパの映画大変好きで、もちろんまあイタリアで言えばフェリーニは当たり前なんですけど、あの本当に20代の時にフェリーニでやったのも大きかったと思いますし、フランスのさまざまな監督の作品にも影響を受けているかなというふうに思っています。Io ho sempre amato molto il cinema europeo, chiaramente se parliamo dell'Italia è naturale fare riferimento a Fellini che mi ha influenzato molto, come pure mi ha influenzato molto il cinema francese.Naturalmente sarebbe un lungometraggio, non un cortometraggio, mentre il linguaggio di Yamamura è importantissimo proprio nel saper concentrare in pochi minuti delle storie molto grandi, oppure anche per il cinema dal vero pensa a un cortometraggio. Hai. Ah, hai, hai. ですね、まず実は今あのアニメーションも長編を制作しています。まあ、60分ちょっとのものです。In realtà, in questo momento sto realizzando un lungometraggio animato, sono circa 60 minuti. というのは、まあ、あの以前はあのやはり自分のこういういろんな技法を実験的に作り方だと分業が大変難しいですし、短編じゃないと不可能だというふうにまあ思い込んでいました。Diciamo che fino adesso ho realizzato cortometraggi anche perché ho fatto sempre un lavoro anche tecnicamente sperimentale ed era difficile poter dividere bene il lavoro e quindi la forma più conveniente, confacente era quella del cortometraggio. De, ma 数年前から作りたい企画のものがあって、なかなかやっぱりいろいろなプロジェクトや教育などで集中できなかったんですけど、今年4月からサバティカルを取りまして、ちょっと大学を長期休暇、まあ、9ヶ月お休みしながら、その長編の制作を今、進めています。Già da qualche anno avevo un'idea di questo progetto di ampio respiro, solo che per vari motivi non sono riuscito a farlo, anche per vari impegni, però da questo aprile io ho preso un anno sabbatico all'università per 9 mesi, quindi sono libero di concentrarmi su questo lavoro.そして、まあ、あの世界的にはコロナの災害が同じ頃に始まってですね、まあ、ある意味で、僕は遮断された環境で集中して大変この最近まで、いい形で、ある意味ではコロナの影響がいい形で、まあ、政策には出ている状況です。Per un caso comunque corrisponde proprio alla diffusione della pandemia del coronavirus e questo mi ha costretto un po' a isolarmi e questo è stato in certo senso un bene perché mi sono potuto concentrare ancora di più su questo progetto.でまあ、多分長編 2,3 年制作かかるんじゃないかと始めた時は思ってたんですけど、まあ、このサバティカルで実際ちょっとその作品書かれたのが6月ぐらいなんですけど、まあ、今ほぼ60分あの映像が完成に近い形に来ていますので、まあ、来年には、うん、完成音声などは仕上げられるんじゃないかと思っています。Io pensavo che un lungometraggio avrebbe richiesto 2 o 3 anni di lavoro. In realtà, poi facendolo, in realtà ci sto lavorando seriamente nella produzione da giugno. Sono già a buon punto, io i 60 minuti già l'ho quasi completati e aggiunto il sonoro, io credo che verso l'anno prossimo dovrebbe essere pronto.
で、まあ、もう一つ、その実写を作るとしたら、やはり長編で作りたいと思っています。Se invece dovessi fare un film, allora sì, penserei a un lungometraggio. Ma あのやっぱ時間の長さでいろんなこうなんて言うんでしょうね、フォーマットというか良さがあって、まあ実写だったら90分というまあ大変クラシックな時間の映画をまず挑戦してみたいなと思っています。Chiaro, ci sono vari format temporali, però per un film io punterei su un formato classico, cioè i 90 minuti.Grazie. Forse ci sono domande adesso? Ringraziamo molto per l'approfondimento, rimaniamo dunque in attesa del lungometraggio e chissà di un film. Grazie infinite. Ora passiamo alle domande da parte del pubblico, ne abbiamo dovute scegliere alcune.Per motivi di tempo e di organizzazione dell'evento. E allora i primi due quesiti sono rivolti alla professoressa Novielli. Vado con il primo. La modalità di fruizione degli anime è cambiata rispetto ad alcuni anni fa. Molti fan preferiscono vedere le serie in lingua originale. Spesso le sigle vengono lasciate in lingua originale e vengono seguite meno in TV e più su siti come Netflix.Che permettono di vedere gli episodi tutti insieme in qualsiasi momento su piattaforme, diversamente da quello che permette la TV. Pensa che il futuro dell'animazione giapponese in Italia sia ormai distaccato dalla TV e quindi non sia più richiesto e necessario un lavoro di doppiaggio e creazione di sigle italiane, almeno per quanto riguarda le serie per ragazzi? E per quanto riguarda i fan giapponesi, quali sono le modalità di fruizione preferite? Questo non so se dobbiamo chiederlo a Yamamura Senseo. Prego. Allora, intanto voglio dire una cosa molto particolare, è che già dall'inizio, quando la fruizione era solo televisiva, le serie animate giapponesi in Italia andavano quotidianamente, mentre in Giappone venivano trasmesse una volta a settimana. Quindi noi siamo più bulimici verso queste produzioni, per cui...È arrivato molto felicemente il web, la possibilità di vederli in qualsiasi momento del giorno e della notte e ha abbattuto un sacco di barriere, non solo quella linguistica, perché giustamente molti preferiscono adesso le lingue originali, magari con i sottotitoli anche in inglese, non solo quella linguistica, ma anche molti altri aspetti culturali. Per esempio tutti conoscono adesso e mangiano in Italia anche i takoyaki perché li hanno visti in molte serie animate giapponesi, voglio dire. Quindi c'è un'ulteriore parcellizzazione della cultura grazie a quella, al web e alla possibilità di accedere attraverso in qualsiasi ora del giorno e della notte alle serie animate. C'è da dire che non è solo Netflix, lo sappiamo tutti, ma in Giappone moltissimi animatori mettono a disposizione le proprie animazioni sul web anche come pilota per le loro opere future, quindi molti distribuiscono, come ha fatto lo stesso Shinkai Makoto per esempio,distribuiscono le prime animazioni gratuitamente sul web proprio per riuscire a farsi conoscere e ad apportarsi in tutti gli angoli del mondo. La nostra fruizione deve essere naturalmente veloce, così come veloce qualsiasi flusso in questo momento culturale, e d'altra parte ci permette anche di scegliere di più. Allora, io sì, la domanda se la fruizione giapponese è come la nostra, preferisco che sia Yamamura a rispondere giustamente, anche perché come me ha dei figli,che ormai sono in età adulta, quindi riesce a vedere le due prospettive come me. Prego, io non so se...そうですね、まあ、僕自身はもう今あまりアニメーションを見ていないんですが、娘なんかの様子を見てると、まあ、ほとんどテレビというよりはネット上で、いろいろな、ものを見ているのが主だと思います。Sì, in effetti personalmente io non vedo molta animazione, però vedo per esempio mia figlia, loro più che la televisione infatti vedono l'animazione su web. あと、まあ、あの劇場も意外と今も人気で、特にその熱心なファンがその何度も同じ作品を見に行くというのはなんか今の現象なのかなというふうに思います。Però è interessante il fatto che il cinema ancora va molto forte in Giappone come luogo per vedere l'animazione. Per esempio i fan spesso
c'è questa tendenza forse nuova di fan che vanno a vedere più volte lo stesso film al cinema. そしてまああの日本の場合は外国の映画はだいたい字幕で見ます。まあディズニーなんかね吹き替えで最初から上映されることもありますけど、やはりまあ元々映画も字幕で見ることに慣れていますので、字幕で外国の作品は鑑賞する場合が多いかと思います。Per i sottotitoli in Giappone in realtà c'è sempre stata la tradizione dei sottotitoli piuttosto che del doppiaggio nel cinema, a parte ovviamente le produzioni per bambini come per esempio Disney, e quindi anche adesso è possibile vedere molti film in originale con i sottotitoli. Grazie infinite, abbiamo quindi potuto capire anche la diversa modalità di fruizione tra il Giappone e l'Italia e come questa cambi nel tempo. E un nuovo quesito sempre per la professoressa Novielli, è riferito diciamo alla narrazione che lei ha esposto degli sviluppi degli anime, e come si colloca in questo sviluppo l'opera di Miyazaki, che lei ha pure citato, però prego. Miyazaki corrisponde a molti dei punti che ho toccato, soprattutto la fusione tra naturalmente Occidente e Oriente, tra il magico e il reale, e moltissimi altri aspetti. Devo dire che Miyazaki ha solo un punto di grossa differenza con gli esempi che io ho portato, e cioè in generale l'assenza completa di erotismo, e non c'è mai una vera violenza, ma non ha mai una prospettiva manicheistica, mai un bene contro male, ma è sempre una strada intermedia tra le due. Quindi da questo punto di vista è sicuramente la sua produzione è molto particolare nel panorama giapponese dagli anni 80 a oggi. Poi però ci sono dinamiche estremamente vincenti, forti, ma ripeto, manca l'erotismo e manca il male, e sono invece due caratteristiche di moltissime animazioni che sono state prodotte dagli anni 80 a oggi. Non so se Yamamura è d'accordo con me. その通りだと思います。シーノ、そうだっこ。はい。多分その、ある意味では論理的ではない世界が日本人としては受け入れやすい部分があるのかなと思います。In certo senso forse i giapponesi accettano più un mondo che non ha una logica. はい。Grazie infinite, è interessante collocare un maestro dell'animazione che è il più noto qui in Italia all'interno del panorama generale. E ora un quesito rivolto al maestro Yamamura, per quanto riguarda il passaggio da animazione 2D a 3D, pensa che anche l'animazione giapponese passerà più o meno totalmente alla seconda tecnica come la Disney oppure no? うん、現時点では多分ならない方向ですね。本当にそのアメリカとは逆の方向で二次元の世界が日本では生き残っていくかなと思います。Io ritengo che il Giappone va in senso contrario rispetto agli Stati Uniti, quindi non credo che ci sarà passaggio al 3D.ma anzi contenere la produzione in 2D. ま日本の場合だと 3D はどちらかというとゲームの世界の方で発展していくし、まあ今後も使われていくと思いますけど、エンターテインメントの方はやはり描かれた絵、二次元の世界の方が日本人はやはり好むという傾向があるんじゃないかと思います。In Giappone il 3D è più un mondo legato al videogioco, mentre io credo che forse il giapponese preferisce, per quanto riguarda l'animazione filmica, vedere opere in due dimensioni. これは本当に大きな違いかなと思います。まあ、なかなか簡単にその現象を説明しづらいんですけど、ヨーロッパやアメリカの人たちはそういうボリュームとか光と影という方に実存、実在感をこう感じるんだと思うんですけど、日本人は線とか面といったようなフラットなところに想像を馳せる方がこう
気持ちが入りやすいっていうところがあるのかなと思います。Questo è un fenomeno interessante, anche se poi non è così semplice da spiegare. Quasi vorrebbe dire che in Europa o in America, in Occidente, comunque la realtà viene percepita attraverso i volumi, attraverso le luci e le ombre, mentre invece i giapponesi la percepiscono attraverso le linee e le superfici. Grazie infinite, sono personalmente contenta della sua risposta, che viene conservata questa dimensione artistica dell'illustrazione. Ci chiedono poi se, sempre un quesito rivolto a Yamamura Sensei, se lei sia ispirato o meno dall'ukiyo-e e in caso affermativo in che senso, in che modo?僕自身子供の頃から浮世絵は好きで、北斎や広重の絵は、大変自分の影響の一つとしてあります。Io amo molto l'ukiyo-e, ma fin da quando ero bambino mi piacevano le opere di Hiroshige o di Hokusai, quindi hanno avuto una grande influenza su di me. あるお茶漬けメーカーの付録としてこうカードが入ってたんですね、広重の。それはとか、あと、まあ、日本の切手ですね。切手なんかも浮世絵がよく使われていて、まあ、本物の浮世絵に接する機会は子供時代とかないんですけど、そういった身近なところにその浮世絵の世界があって、まあ、そういった絵として僕はやっぱりそういう興味を持って見ていました。E da bambino chiaramente non avevo molta occasione di vedere un vero ukiyo-e, però per esempio c'erano i francobolli con gli ukiyo-e, poi c'era una specie di condimento per il riso in bustine dove c'era sempre una cartolina con un ukiyo-e, e queste erano occasioni da me, quando per me che ero ancora bambino, di entrare in contatto con questo mondo. まあ、最近も一番最後の夢見の絵という最新作は、桑形慶斎という、まあ、北斎と同時代の浮世絵師の絵を元に、アニメーションを制作しています。L'ultimo mio lavoro, che è Illustrazione dei sogni, si ispira proprio a un maestro dell'ukiyo-e, che si chiama Kuwagata Keisai, ed è un contemporaneo di Hokusai. まあ、北斎は今では世界でも日本でも今でもポピュラーですけど、慶斎はやはり僕好みで今忘れられた浮世絵師ですね。ですけど本当にその当時江戸中期は北斎とまあ人気を二分するというか、まあ慶斎、北斎嫌いの慶斎好きという言葉が残っているほどまあ人気があった画家です。Questo artista Keisai, mentre Hokusai chiaramente adesso è famoso in tutto il mondo, invece Keisai è un pittore di cui ci si è un po' scordati, e questo è proprio il tipo di personaggio che io amo particolarmente. Però all'epoca diciamo che se la batteva con Hokusai, quindi c'erano persone che dicevano parteggiavano per uno o per l'altro. 大変ビビッドで達者な線でこうシンプルな線で動きやフォルムを捉える力というのは本当に素晴らしくて、それは今の日本の漫画やアニメーションにも通じる部分があるかなというふうに思っています。Lui era in grado di rendere le forme, i movimenti con linee molto vivide, molto semplici, un tipo di sensibilità che io credo che si riflette ancora adesso nel mondo dell'animazione dei fumetti giapponesi. Grazie infinite, è importante che i nostri ascoltatori abbiano saputo cogliere questa influenza nella sua opera. Ora una domanda rivolta ad entrambi: pensate che i bambini e quindi l'infanzia rispetto agli adulti abbiano una maggiore apertura nei confronti di determinati prodotti dell'animazione che vengono proposti, ovvero i bambini accettano con meno pregiudizi determinate animazioni o illustrazioni? Non so chi voglia rispondere per primo. Posso rispondere? Prego. Mi sembra un po' troppo generica come domanda, nel senso che dipende dal contesto in cui il bambino cresce, questo è evidente, no? Se è in un contesto più ristretto e più sportivo, naturalmente avrà dei limiti in più, se invece è più aperto e magari di scambio anche non solo nazionale, sarà più stimolato.
Ciò detto però è anche vero che adesso sono il pubblico che stimola la domanda, cioè adesso è il pubblico che spinge a realizzare, come ormai da molti anni, per esempio un tipo di animazione invece che un altro. E quindi è anche in questo caso qui un flusso continuo tra le parti. Non direi solo i bambini, penso che varie fasce generazionali sono molto importanti in questo processo. E lascio naturalmente al regista. そうですね、まあ、やはりヨーロッパも日本もアニメーションは比較的子どものものというのがありますけど、ただ日本の市場はどちらかというと10代20代の、若者に向けた作品というのが多いと思います。まあ、in realtà è anche sì, in Giappone c'è l'idea un po' che l'animazione è un mondo dei più giovani, però forse in una fascia di età maggiore rispetto a quello che si pensa in Europa, cioè quelli che vanno da 10 ai 20, teenager e i ventenni. でまあ、子どもは本当にいろいろなものを受け入れる、本当に懐が広いというか、まあ、感受性が高いと思います。まあ、自分自身もその大変大人っぽいものも含めて、あの子ども時代にいろんな刺激をまあ受けましたし、その特に性とか暴力とかという部分だけ気をつけていけば、本当に子ども時代にいろんなタイプの作品出会うというのはすごく大事だなというふうにまあ思っています。Tornando al discorso dei bambini, dell'apertura, io credo che in effetti sì, i bambini sono molto più aperti, hanno una sensibilità molto più aperta a ricevere tanti influssi diversi, anche per esempio io personalmente come bambino ho ricevuto tutta una serie di influssi, di esperienze e anche di elementi che in certo senso possono essere tenuti da adulti. まあ、大人になるとある意味でいろいろな社会的な制約とかそのコンテンツの方に目が行きがちなんですけど、子どもは本当にその線そのものや色そのもの、フォルムそのものをこう受容していく喜びがあると思います。ですから、まあ子ども向けの作品というのはもう本当にいろんな幅や可能性があるなというふうに思っています。l'adulto limitato da varie costrizioni, da vari vincoli di carattere anche sociale, mentre invece forse il bambino è più libero di vedere, di godere della linea in sé, della forma, del colore in quanto tale. Per questo che quando io realizzo lavori per i bambini, ecco, c'è una possibilità più vasta di metodi espressivi. 大丈夫ですかね、ちょっと質問の意図とずれてないかな。そうですね、ho risposto alla domanda。Sì, credo proprio di sì, e rimaniamo nell'ambito dell'infanzia per il prossimo quesito rivolto sempre a Yamamura Sensei. La letteratura per l'infanzia giapponese, così come quella occidentale, ha avuto grande influenza nell'animazione?子どもの文学がアニメーションにですか。もちろんその例えばテレビシリーズでハイジなんか有名ですけど、西洋のさまざまな児童文学はあの日本のアニメーションの中に影響を与えている部分はあるかと思います。Sì, certamente io credo che, per esempio, la letteratura per bambini occidentale abbia influito molto sull'animazione giapponese, basti pensare, per esempio, a Heidi.まあ、ただ それほど全般的にそうかというと、どちらかといえばその文学の世界とアニメーションというのはあまりこう接点が少ないというのが、まあ、僕の印象です。Però in realtà la mia impressione è che non ci siano così tanti punti di contatto tra il mondo della letteratura e il mondo dell'animazione。まあ、日本でもさまざまな児童文学や素晴らしい絵本がありますけど、まあ、僕はすごくそういうものはアニメーションとこう近い関係にできるんじゃないかと思うんですが、なかなか そことは分かれて、共存しているような印象が日本ではあります。Quantomeno in Giappone, per esempio, in Giappone si realizzano tante bellissime opere, libri, anche illustrati per bambini,
E personalmente io credo che poi abbiano molte possibilità di trasposizione di influenza nel mondo dell'animazione, però mi sembra che in realtà questi due mondi rimangano un po' separati in Giappone. ま印象としてはその幼児や子どもには絵本とか児童文学を親たちも好んで与えて、まあ、そういった出版社も子どもに対する意識がすごく高いですけど、まあ、絵本の仕事をしててそれはすごく感じるんですけど、まあ、あのティーンエイジャーになってくると今度は映像の方アニメーションやゲームの方にこう変わっていくというのが日本の観客と、まあ、与える側の印象かなと思います。quasi l'impressione di una certa settorialità del pubblico giapponese, cioè i bambini piccoli che leggono e vedono i libri illustrati e ci sono anche appunto per la volontà dei genitori, ma anche ci sono anche il lavoro, il grande lavoro fatto dagli editori, mentre invece il mondo dell'animazione è più dedicato a una fascia d'età superiore, e il mondo dell'animazione insieme per esempio a quello dei videogiochi. ですから、まあ、アニメーションを子どもに見せるとか、アニメーションの映画を子どもに見せる、その普及させるというようなことはまだ日本では遅れているというか、あまり馴染みが少ない印象があります。Quindi ancora non c'è l'idea in Giappone di far vedere i film d'animazione ai bambini. で大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ho risposto alla domanda。Senz'altro è interessante vedere questa differenza di sensibilità e quindi anche come in Giappone le Hon, l'albo illustrato rimanga per ora separato dall'anime. E ora due quesiti sempre per Yamamura Sensei che mi permetto di accorpare perché vanno sulla stessa linea. Che consiglio dà a chi vorrebbe seguire la sua strada e qualcosa che l'ha aiutato a lavorare duro e con costanza? Questo è il primo quesito. E il secondo, quanto è difficile ai nostri giorni trovare case di produzione che lavorino con animazione tradizionale a mano? そうですね、まあ、あの僕のような紙の上で直接書くようなスタイルのプロダクションというのはもうほとんどなくなってきてるんじゃないですかね。もちろん平面のアニメーションでもほぼ、まあ、タブレットとかデジタルで作画してると思います。In effetti sì, è vero, la seconda domanda è, sono pochissime le produzioni dove si lavora come faccio io, con il disegno fatto su carta. Anche nell'animazione bidimensionale si lavora più spesso, soprattutto sui tablet. E, ma そういったタイプのアニメーションを作りたい人はほぼフリーランスとか独立して、制作しているようなのがあの働き方の方が多いと思います。なんかプロダクションだったり、まあ、小規模なものでもそういったものはあまり日本ではないです。Per questo tipo di animazione, in realtà la strada è difficile, la maggior parte sono delle persone che vi si dedicano, si lavorano come freelance. まあ、ですから、その作品を作り続けて、まあ、そしてまあそういうフリーランスでアニメーションの仕事を続けながら自分のこう道を見つけていくという、まあ、僕自身が歩んできたそういう方法がまあ今でもあのしかなかなかこう作家として続けていく方法は難しいのかなというふうに思います。Come autore di questo particolare genere di animazione, io credo che il metodo è quello che il metodo che ho utilizzato io, ovvero quello di lavorare, di realizzare opere in maniera indipendente, diciamo con costanza. まあ、ただ本当にアドバイスとして言えることは、その本当に作りたいというモチベーションがあるんであれば、あのどんな形であれ何か作り始めて、そして作り続けることですね。もうあの結局創作って一作で終わらないので、とにかく作り続けることでいろいろなまたその周りの環境が整ってくると思います。La cosa importante naturalmente, se c'è un consiglio che posso dare è quello di mantenere alta la motivazione, di realizzare
ma non solo di realizzare, ma non solo di cominciare a realizzare, ma di continuare a realizzare, perché il processo creativo non si può fermare a una singola opera. E attraverso questo lavoro costante, cercare di far nascere intorno a sé un ambiente in cui questo lavoro diventi possibile. Speriamo che ci siano ascoltatori che possano trarre esempio dalla sua opera e anche dai suoi consigli e per perdurare nel loro tentativo di diventare animatori. E sempre su questa linea, un altro quesito rivolto a Yamamura Sensei. Come ha capito che quello era il suo stile, che quella era la sua cifra stilistica? まだ分かってないかもしれないですね。でも、アンコラカディード。というのは、まあ、僕は様式化とか様式美と、まあ、逆な方向に進もうとずっと思っていたからです。Io in realtà ho sempre pensato di andare in una direzione differente rispetto a una bellezza legata a uno stile.まあ、作品ごとに技法とか絵のスタイルとか、をこう、まあ、その作ろうとしているものに合わせていく方法ですから本当に、まあ、絵本もアニメーションも一作ごとにちょっと見た目が変わってるかなと思います。Il mio metodo piuttosto quello di adattare sia stili sia tecniche al lavoro che sto realizzando. Tant'è, per esempio, anche guardando i miei libri illustrati, sono molto differenti gli uni dagli altri. ですから、まあ、自分のスタイルを作りたくて作ってるというよりは、まあ、その一作ごとに最適なスタイルを見つけるというふうに、まあ、作ってきています。E quindi più che consolidare un mio stile personale, io cerco uno stile che sia adatto a quella singola opera. Grazie infinite. Il suo stile, almeno da spettatori, è davvero riconoscibile, è davvero peculiare. E un'ultima, abbiamo il tempo per un'ultima domanda, non so chi dei due voglia rispondere. E come è percepito il fatto che il recente ban da parte dell'Australia, penso che siano stati vietati da parte dell'Australia alcune tipologie di opere, manga, anime e videogiochi? Non so se vuole rispondere. Qual è il ritorno in Giappone di questo bando? Più interessante sentire la sua prospettiva, perché è indubbiamente impensabile che qualcosa di giapponese possa essere bannato, non c'è motivo dalla nostra prospettiva anche. Quindi personalmente mi interessa di più sentire cosa ne pensa Yamamura su questo. ちょっと今そのニュースを実は知らなくてですね、どういった作品がどのような経緯で禁止されたのかというのが分かっていないので、ちょっとあまり意見を言いづらいですけど。In realtà io non conosco bene questa notizia, cioè non so quale tipo di opere sono state bandite in Australia. まあ、いずれにしても、まあ、今までもそうなんですけど、いろいろ国によっていろんな倫理行動があって、それは性的なものとか暴力的なもので、まあ、例えばアメリカで放送される場合、まあ、いくつかのシーンが変更されたりとかっていうことはありますし、まあ、国によってはそういった文化と倫理の違いがあるので、まあ、ある程度 の, その変更とか、まあ、もしくはひどいものが中心になるということは起こりうるのかなとは想像しますけど、今回がどういうケースなのかちょっとわからないです。Non conosco un po' il caso specifico. Chiaramente ogni paese ha una sensibilità differenti anche da un punto di vista etico, e quindi spesso può anche capitare che, per esempio, una produzione giapponese poi per essere distribuita in un certo paese debba subire qualche modifica. Però più di questo non posso dire, che non conosco bene nello specifico di cosa si tratta il bando. Ma a quanto ci risulta dovrebbe avere a che fare con opere hentai o considerate troppo erotiche, ma in ogni caso credo che con la sua risposta abbia già dato
il senso del, che veniva ricercato dal quesito. E ora, ahimè, il tempo per il nostro evento e anche per le domande sta volgendo al termine, quindi sicuramente rinnovo i nostri ringraziamenti da parte dell'Ambasciata del Giappone ai due relatori che ci hanno condotto in maniera magistrale all'interno del mondo dell'arte e dell'animazione, quindi la professoressa Maria Roberta Novielli, grazie infinite. Grazie a voi, grazie mille. E il grazie infinite, arigato gozaimasta, e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e vi invito nuovamente a compilare il questionario, perché per noi è importante conoscere la vostra opinione. Vedrete sempre il postato nella sezione Q&A l'URL con il quale accedere al questionario. E volevo poi ricordarvi un altro appuntamento organizzato dall'Ente Nazionale del Turismo Giapponese, JNTO, che come noi da anni collabora con Lucca Comics e ha voluto prendere parte anche a questa edizione Lucca Changes, domani sabato 31 alle ore 11 presso il Teatro del Giglio di Lucca si terrà un talk show che vedrà protagonista colei che ha dato la voce a tantissime sigle, le più popolari delle serie di anime giapponesi trasmesse in Italia, che è Cristina D'Avena. Quindi attraverso il suo immaginario del Giappone si esamineranno tutte le, diciamo, i sogni legati a questo mondo di un possibile viaggiatore. E l'evento non prevede pubblico in presenza, come sapete, però potrete seguirlo in streaming dal canale di Lucca Changes, sul sito di Lucca Changes. E per quanto riguarda il nostro evento, quello che si è tenuto oggi, il webinar dedicato all'arte dell'animazione, e qualora voleste suggerirlo ad amici e conoscenti o rivederlo voi stesso, stiamo lavorando per renderlo visibile su YouTube e in ogni caso vi daremo le informazioni al più presto, probabilmente sulla nostra pagina Facebook, quindi vi invitiamo a monitorare la pagina dell'ambasciata. E quindi ringraziamo di nuovo i relatori e tutti coloro che ci hanno seguito e vi diamo appuntamento a prossimi eventi organizzati dall'ambasciata, che sia in presenza o online. A presto, grazie infinite, grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci, grazie.